Prima di tutto ringrazio Giorgio Terziani per le belle parole che ha speso per diciamo, tutti i ricercatori che si sono impegnati in queste appunto, attività di ricerca su Selfood, questo modulatore dell'ossigeno di cui oggi vi parlerò, facendo proprio un quadro di evidenze scientifiche che vanno dalla ricerca di base alla pratica clinica. In questo contesto vorrei intanto ringraziare e salutare i miei collaboratori, il dottor Francesco Palma dell'Università di Urbino e la dottoressa Rossella Galati dell'Istituto Tumori Regina Elena che hanno affiancato le ricerche appunto in questi anni, quindi ringrazio per il loro contributo. E cominciamo diciamo dall'inizio parlando molto brevemente della funzione dell'ossigeno. Lo sappiamo che l'ossigeno consente di generare attraverso la respirazione mitocondriale l'energia necessaria per tutti i processi biologici sotto forma, diciamo, di ATP. Quindi vedete che da una molecola di glucosio e 6 di ossigeno originiamo 36 molecole di ATP. Come vedremo, ATP, soprattutto fondamentale per alcuni tessuti ricchi in mitocondri, che quindi hanno un ampio consumo di ossigeno, come il sistema nervoso centrale e il muscolo scheletrico. Quindi capite che la modulazione dell'ossigeno è di fondamentale importanza e i livelli di ossigeno sono dunque finemente regolati in tutti i vari organi e apparati, perché capite che fluttuazioni della pressione parziale dell'ossigeno possono avere ripercussioni gravi a livello appunto delle cellule e per questo motivo è importante rimanere in condizioni diciamo di normossia in cui appunto si ha una concentrazione ottimale di ossigeno. Al contrario, vedete, possiamo avere una condizione di ridotta pressione parziale dell'ossigeno, questa condizione è chiamata ipossia, che come vedremo favorisce lo sviluppo e la crescita della massa tumorale. All'estremo opposto possiamo avere l'iperossia, quindi un aumento della concentrazione dell'ossigeno intracellulare, che come vedremo è legata a una condizione di stress cellulare detta appunto stress ossidativo. Qual è infatti il rovescio della medaglia del consumo di ossigeno e della respirazione, quindi mitocondriale? Durante la sintesi di ATP a livello appunto del mitocondrio si producono specie reattive dell'ossigeno, dette ROS, che possono causare appunto danni alle biomolecole e alle cellule, facendo quindi perdere la funzionalità cellulare. È importante però ricordare che quando l'aumento di specie radicaliche dell'ossigeno è moderato e di breve durata, i ROS possono avere anche una funzione omeostatica all'interno della cellula e la cellula è in grado di adattarsi e proteggersi grazie all'attivazione di meccanismi molecolari intracellulari. Un esempio mostrato in figura è il fattore di trascrizione NRF2, che nel momento in cui aumentano i ROS intracellulari, vedete, migra nel nucleo, si lega a geni specifici e favorisce la trascrizione di enzimi antiossidanti. Quindi vedete che la cellula è in grado di difendersi e attivare i meccanismi, diciamo, di difesa antiossidante in caso di ROS moderati e di breve durata. Il problema, diciamo, emerge quando siamo di fronte a elevate concentrazioni di ROS per lunghi periodi. In questo caso possiamo avere l'attivazione di vie di segnale che possono portare proprio alla morte cellulare. Infatti, vedete, ci troviamo in una condizione patologica in cui i livelli di radicali liberi eccedono le capacità antiossidanti. Questa condizione è chiamata stress ossidativo. In condizioni di stress ossidativo si possono avere danni ossidativi a carico delle biomolecole, quindi lipidi, proteine e acidi nucleici, e quindi possiamo avere danni cellulari con proprio riduzione della funzionalità. Quindi in questo contesto che cominciamo a parlare proprio di modulazione fisiologica dell'ossigeno. Già Giorgio ha introdotto il concetto di modulatore fisiologico, introdotto dal professor Cornelli, vedete nel 2010 su Progress in Nutrition, che definiva appunto il modulatore fisiologico una sostanza naturale di varia entità chimica
che ha la caratteristica di modulare i processi biologici, quindi sia in senso positivo che in senso negativo. Nel nostro caso parliamo di modulatori fisiologici dell'ossigeno, che sono quelle molecole naturali, quindi in grado di permettere di trarre tutti i possibili benefici dall'ossigenazione cellulare, quindi in termini di ATP, senza però intercorrere nei processi ossidativi ad essa legati, quindi alla formazione di ROS. Quindi questo è un concetto fondamentale. Quindi da una parte favorire il consumo di ossigeno per la sintesi di ATP, ma dall'altro evitare i processi di ossidazione legati proprio ai ROS. Quindi questo è, capite, un evento fondamentale per appunto la salute della cellula. È in questo contesto che voglio raccontarvi la mia esperienza di ricerca scientifica sul modulatore, diciamo, dell'ossigeno Cell Food. Sapete che è un integratore naturale, contiene dispersi in forma colloidale amminoacidi, enzimi, oligoelementi e solfato di deuterio in tracce, e negli ultimi anni sono numerosi, vedete gli articoli che compaiono su PubMed, che è il nostro motore, diciamo, di ricerca, di riferimento, quindi per l'area scientifica, e sono presenti numerosi studi sia di evidenze scientifiche in vitro e in vivo, quindi di vari gruppi di ricerca italiani, di cui appunto vi voglio parlare e quindi mostrare i risultati. Cominciamo dalle evidenze sperimentali in vitro con questo studio del 2011 del gruppo di ricerca della professoressa Maria Elena Ferrero dell'Università degli Studi di Milano. In pratica, in questo studio si è dimostrato come la somministrazione di Cell Food a cellule endoteliali in coltura, chiamate IUVEC, determini da una parte l'aumento del consumo di ossigeno con conseguente aumento della produzione di energia mitocondriale sotto forma di ATP. Quindi queste due evidenze permettono di dimostrare come la somministrazione di Cell Food porti ad un miglioramento del metabolismo respiratorio mitocondriale. E questo vediamo che poi sarà fondamentale anche in vivo per tutte quelle patologie legate proprio alle disfunzioni mitocondriali. Sempre nello stesso anno, il nostro gruppo di ricerca dell'Università di Urbino, coordinato dal professor Canestrari, dimostra che Cell Food ha una forte attività antiossidante in vitro, proteggendo le biomolecole e le cellule dal danno ossidativo. Vedete, come target dell'ossidazione abbiamo scelto due biomolecole, che sono il glutatione ridotto, che sapete che è il maggiore antiossidante intracellulare, e il DNA, quindi l'acido nucleico. Abbiamo scelto tra le cellule anche eritrociti e linfociti circolanti. Come molecole ossidanti abbiamo scelto tre specie chimiche che sono fisiologicamente prodotte dal nostro organismo durante il normale metabolismo cellulare, che sono il perossido di idrogeno, i perossidi radicali e l'acido ipocloroso. E siamo andati ad osservare il danno ossidativo in assenza e in presenza di dosi crescenti di Cell Food. Vediamo quali sono quindi i risultati. Cominciamo dal glutatione. Potete osservare che in presenza di stress ossidativo, quindi quando nella miscela sono presenti tre agenti ossidanti, è presente quindi una forte ossidazione del glutatione ridotto e quindi una riduzione della concentrazione di GSH nella miscela di reazione. Però vedete che quando l'ossidazione avviene in presenza di dosi crescenti di Cell Food, vedete c'è un aumento dose dipendente dei livelli di glutatione ridotto fino appunto a riportare i livelli di GSH a valori comparabili al controllo non ossidato. E quindi questa evidenza ci permette proprio di affermare che Cell Food è in grado di preservare le difese antiossidanti endogene. E questo è, come dicevo, un dato molto importante perché il glutatione è proprio il nostro principale agente antiossidante intracellulare. Un risultato simile si è osservato per la molecola di DNA. Vedete che in presenza dei tre agenti ossidanti si ha perdita dell'integrità di struttura di DNA. Tuttavia, quando l'ossidazione avviene in presenza di Cell Food, vedete come c'è un aumento dose dipendente ed un recupero quindi dell'integrità di struttura del DNA, quindi fino ai livelli del controllo non ossidato.
Quindi questo ci permette di affermare che se il food è in grado di preservare gli acidi nucleici dall'ossidazione e quindi di preservare l'informazione genetica. E questo è di fondamentale importanza non solo per proteggere il DNA nucleare dal danno ossidativo, ma anche il DNA mitocondriale. Da una parte è fondamentale proteggere il DNA nucleare perché naturalmente non solo l'ossidazione delle basi del DNA può portare a rottura della doppia elica, ma l'ossidazione delle basi può portare anche a mutazioni. E se queste mutazioni riguardano geni critici, vedete, si può avere anche proprio la trasformazione neoplastica e quindi la carcinogenesi. Quindi capite bene che la protezione antiossidanti che Safe è in grado di garantire il DNA nucleare è proprio fondamentale anche come prevenzione per contro la formazione del tumore. Dicevamo anche azione fondamentale nei confronti del DNA mitocondriale. Il DNA mitocondriale, capite bene, che è fortemente esposto ai ROS che vengono rilasciati durante appunto la fosforilazione ossidativa e la sintesi di ATP. Il DNA mitocondriale poi è un DNA circolare e rispetto al DNA nucleare non presenta appunto impacchettamento, quindi non presenta istoni e soprattutto mancano di efficienti sistemi di riparazione che sono invece presenti nel nucleo. Si è visto che il danno ossidativo al DNA mitocondriale è implicato non solo nei processi di senescenza fisiologica, ma poi, come vedremo, anche in alcune patologie cronico-degenerative, come ad esempio la fibromialgia e la neurodegenerazione. Quindi capite quanto è importante riuscire a proteggere sia il DNA nucleare e il DNA mitocondriale dal danno ossidativo. Vediamo ora i risultati che abbiamo ottenuto nei linfociti. Vedete qua che quando i linfociti vengono sottoposti all'ossidazione da parte appunto delle tre molecole ossidanti, vedete come si ha un forte accumulo all'interno della cellula di radicali liberi, quindi di specie chimiche ossidanti. Vedete come però la presenza di Selfood riduca in maniera proprio dose dipendente l'accumulo di rossi intracellulari, vedete, riportando i livelli di ossidazione, scusate, proprio a quelli del controllo non ossidato. Quindi questo è di fondamentale importanza, cioè Selfood è in grado di proteggere la cellula dal danno ossidativo e vedete, evitando quindi che si abbia appunto danno alla cellula e perdita della sua funzionalità. Lo stesso andamento l'abbiamo osservato con gli eritrociti. Vedete come in presenza dei tre agenti ossidanti si abbia una forte emolisi eritrocitaria. Per quale motivo? Perché gli ossidanti soprattutto vanno a colpire i lipidi della membrana plasmatica degli eritrociti e quindi si ha proprio una lisi eritrocitaria da ossidazione. Vedete come però quando gli eritrociti sono incubati in presenza di Selfood, vedete come c'è proprio una riduzione lineare, dose dipendente, dell'emolisi eritrocitale. Quindi questo è molto importante perché appunto ci conferma la protezione di Selfood dal danno ossidativo. Quindi questi due articoli che vi ho appena appunto mostrato, che cosa ci dicono? Che Selfood è un ottimo modulatore fisiologico dell'ossigeno perché bilancia perfettamente, da una parte abbiamo che aumenta il consumo di ossigeno, quindi migliora il metabolismo mitocondriale e incrementa la sintesi di ATP, dall'altra, grazie alla sua forte attività antiossidante, protegge le biomolecole e le cellule dal danno ossidativo causato proprio dal consumo di ossigeno e quindi dalla formazione dei radicali liberi dell'ossigeno. Quindi vedete come questi due aspetti siano perfettamente bilanciati ed è quello che deve fare appunto un modulatore fisiologico dell'ossigeno. Quali sono i benefici in vivo? Vediamo quindi come queste proprietà che noi abbiamo osservato in vitro si siano poi, diciamo, trasferite nella pratica clinica in vivo. Il primo studio di cui vi parlo riguarda proprio l'efficacia del trattamento di Selfood nella fibromialgia. Questo è uno studio del 2007 dell'Università di Siena, ve ne ha appena parlato il professor Balestrino, che la fibromialgia è una sindrome molto complessa e ancora veramente poco conosciuta.
acuta, in cui però lo stress ossidativo, vedete come mostrato in questa review, ha un ruolo etiopatologico fondamentale nel, quindi nel generale, quindi disfunzione mitocondriale. E quindi che cosa abbiamo osservato? Che cosa si è osservato in questo studio? I soggetti sono stati con fibromialgia sono stati sottoposti per 12 settimane a trattamento con Selfood, vedete 12 gocce 3 volte al giorno. Come mostrato in tabella, rispetto appunto al gruppo che ha ricevuto il placebo, con Selfood si ha una riduzione significativa della sintomatologia dolorosa, della debolezza muscolare, della stanchezza al risveglio e quindi in generale di tutti i disturbi associati alla riduzione del tono dell'umore. Quindi da questo studio è possibile affermare che sicuramente la supplementazione con Selfood, grazie alla sua protezione, quindi alla sua attività antiossidante nei confronti del DNA mitocondriale da una parte e grazie quindi alla capacità di migliorare l'attività mitocondriale e la produzione di ATP, sicuramente può avere un ruolo protettivo importante in tutti quei disordini che sono associati alle disfunzioni mitocondriali come la fibromialgia. Veniamo ora invece ai benefici di Selfood e alle evidenze scientifiche in ambito sportivo. Per quale motivo? Perché capite bene che il muscolo scheletrico è uno dei principali bersagli dello stress ossidativo, soprattutto in caso di attività aerobica, quindi attività fisica di tipo endurance, che richiede un aumentato consumo di ossigeno proprio per garantire una efficiente contrazione. Quindi in questo caso aumenta il consumo di ossigeno, aumenta la sintesi di energia, quindi sotto forma di ATP, ma aumentano anche i livelli di ROS prodotti durante la respirazione appunto cellulare. E quindi, come abbiamo visto, se i livelli di ROS eccedono le capacità antiossidanti della cellula muscolare, ne conseguono fenomeni ossidativi a carico dei lipidi e delle proteine che possono causare danni alla membrana cellulare. Quindi si ha una ridotta funzionalità muscolare e si può avere anche una riduzione quindi nella performance atletica. Ma non solo, durante l'attività fisica aerobica anche i globuli rossi diventano target dello stress ossidativo perché capite bene come l'aumento del trasporto di ossigeno ai tessuti causi proprio un'iperproduzione di radicali liberi che derivano da questo aumentato proprio il metabolismo eritrocitario. Quindi, come abbiamo visto già negli studi in vitro, sappiamo che l'ossidazione dei lipidi della membrana eritrocitaria causa appunto un aumento della permeabilità di membrana. E si può avere quindi lisi cellulare e riduzione del numero di globuli rossi circolanti. Quindi capite bene che l'ossidazione può contribuire all'insorgenza di uno stato anemico. E sapete che l'anemia dell'atleta è abbastanza quindi frequente nei soggetti sportivi che praticano proprio attività di tipo endurance, quindi sport di resistenza. Quindi da una parte l'attività antiossidante di Selfood è importante sia per proteggere il muscolo scheletrico che per proteggere i globuli rossi. E i benefici di Selfood nell'attività sportiva sono proprio emersi in questi due studi che hanno riguardato da una parte l'Università di Pretoria in Sudafrica, che ha valutato l'efficacia di Selfood in soggetti maratoneti, quindi una supplementazione di 4 settimane. L'altro studio invece ha riguardato l'Università di Lubiana e Selfood è stato, diciamo, supplementato per 5 settimane, vedete, a ciclisti professionisti. In entrambi i casi si è potuto osservare che Selfood aumenta la disponibilità di ossigeno con miglioramento delle prestazioni cardiorespiratorie e delle performance fisiche. Vedete, in particolare c'è un aumento della potenza massima, quindi della potenza aerobica, e una riduzione del lattato sierico. Quindi sicuramente nello sport di tipo appunto endurance, Selfood, grazie alla sua attività antiossidante e alla sua capacità di favorire proprio la produzione di energia a livello appunto mitocondriale, può essere di grande beneficio, quindi contrastando contemporaneamente appunto il danno da radicali liberi dell'ossigeno.
Un'altra importante applicazione, diciamo, della somministrazione di self-food è nei confronti della neurodegenerazione. Sappiamo che il sistema nervoso centrale è particolarmente suscettibile al danno da radicali liberi dell'ossigeno. Per quale motivo? Vedete, ce ne sono diversi. Per prima cosa, il sistema nervoso centrale ha proprio un grande consumo di ossigeno, il 20% del totale. E quindi le cellule neuronali, essendo poi ricchissime in mitocondri, capite che durante la sintesi di ATP producono anche una grande quantità di radicali liberi. E questi radicali liberi possono andare a ossidare gli acidi grassi poliinsaturi di membrana, il PUFA, come l'acido arachidonico, di cui proprio i neuroni sono ricchi. È importante anche ricordare che i neuroni hanno all'interno anche proprio un alto contenuto di ioni ferro e per chi conosce la reazione di Fenton sa che in presenza di ioni ferro le reazioni di ossidazione vengono proprio accelerate e quindi si possono generare una grande quantità di specie chimiche dell'ossigeno ossidanti. Non da ultimo, all'interno del neurone ci sono bassi livelli di difesa antiossidante, in particolare una bassa attività di enzimi antiossidanti, per cui capite che tutti questi motivi favoriscono appunto una grande suscettibilità del sistema nervoso centrale verso l'ossidazione e quindi capite verso la neurodegenerazione. Quindi in questo contesto l'utilizzo di una molecola antiossidante protettiva può essere di grande aiuto. Ed è quello che è emerso in questo studio in vivo del 2014, sempre del gruppo di ricerca della professoressa Maria Elena Ferrero dell'Università di Milano, in cui Self-Food è stato somministrato per 3 mesi a pazienti con neurodegenerazione. In particolare ha coinvolto soggetti con sclerosi multipla, sclerosi laterale amiotrofica, Parkinson e Alzheimer. Al termine, diciamo, di questi 3 mesi di supplementazione, vedete, i soggetti hanno ricevuto 20 gocce per 3 volte al giorno, si è osservato un miglioramento dei parametri metabolici di questi soggetti, quindi a livello serico si è avuto un aumento dei livelli di vitamina B12 e di folati e una riduzione dei livelli di omocisteina. Dall'altro si è proprio visto un miglioramento dei parametri ossidativi, infatti si riducono i livelli di metaboliti reattivi dell'ossigeno, quindi che sono appunto dei marcatori di ossidazione, e di LDL ossidate, quindi di lipoproteine ossidate. Contemporaneamente vede si ha un aumento delle difese antiossidanti plasmatiche, quindi non solo quindi un aumento della capacità antiossidante totale del plasma, ma anche dei livelli di GSH, quindi di glutatione ridotto, che abbiamo visto essere uno dei maggiori antiossidanti del nostro organismo. Questi, vedete, sono i risultati. In particolare, ecco, vi volevo soffermare, vedete, sulla riduzione significativa dei livelli di ROS a livello appunto del siero e con un contemporaneo aumento in presenza appunto di self-food delle difese antiossidanti plasmatiche. E vedete in particolare di glutatione, guardate, vedete quanto in particolare quanto aumenta rispetto, diciamo, alla valutazione basale, quindi prima dei 3 mesi di supplementazione. Quindi questo è un dato molto importante perché appunto dimostra come self-food sia proprio anche un antiossidante efficace appunto non solo in vitro ma anche e soprattutto in vivo. In ultimo, ma non meno importante, i benefici di self-food in donne con osteopenia. Sapete che questa è una condizione che precede l'osteoporosi e quindi è caratterizzata da una riduzione della densità minerale ossea e si è visto che ci sono anche, diciamo, una maggiore suscettibilità a patologie, diciamo, cardiovascolari, quindi tra cui l'aterosclerosi. Come vedete indicato anche in questa review, lo stress ossidativo ha un ruolo etiopatologico importante nel rimodellamento osseo perché, vedete, favorisce la genesi degli osteoclasti, riduce invece la genesi degli osteoblasti, quindi diciamo ha un grande ruolo appunto nel favorire quindi la riduzione della densità minerale ossea. In questo studio, sempre dell'Università di Milano del 2013, del gruppo di ricerca della professoressa Bamonti, si è valutata gli effetti, diciamo, della supplementazione di self-food silica plus in donne osteopeniche. Quindi, come dice il nome, il self-food silica plus abbina da una parte quindi l'azione antiossidante di self-food
e dall'altra l'azione del silicio colloidale, che è quindi un minerale che favorisce l'accumulo di calcio, quindi stimola la calcificazione ossea. Che cosa è emerso da questo studio? In pratica ci sono state 31 donne, diciamo osteopeniche, trattate con Selfood Silica Plus per 12 settimane, hanno ricevuto 15 gocce di Selfood 2 volte al giorno. E che cosa si è osservato? Da una parte vedete una riduzione dei livelli urinari di piridinolina e di ossiperidinolina, che sono appunto due marcatori del riassorbimento osseo, e dall'altro, a livello sierico, si è avuta una riduzione di LDL ossidate, che sono proprio, come diciamo, dei marcatori di danno ossidativo alle lipoproteine circolanti, che sono responsabili della formazione della placca ateromatosa e quindi dell'insorgenza di patologie cardiovascolari. Quindi, grazie all'attività, diciamo, del silicio e anche all'attività antiossidante di Selfood, abbiamo quindi da una parte la riduzione del riassorbimento minerale osseo, dall'altra, quindi sempre grazie all'attività antiossidante di Selfood, abbiamo proprio una riduzione del rischio cardiovascolare in queste donne osteopeniche. Quindi concludo questa prima parte, che riguarda appunto l'attività antiossidante di Selfood, dicendo che assolutamente gli studi scientifici fino ad oggi effettuati sia in vitro che in vivo sono concordi proprio nell'affermare che Selfood ha una spiccata attività antiossidante e quindi sicuramente è un valido coadiuvante nella prevenzione e nel trattamento di quelle condizioni fisiologiche, ma anche appunto patologiche, legate allo stress ossidativo, che sono veramente numerosissime. E vi voglio invece quindi a questo punto, in questa seconda parte, diciamo, della mia relazione, introdurre gli studi invece sull'attività antitumorale di Selfood. Studi che sono stati condotti in collaborazione tra l'Università appunto di Urbino e l'Istituto Tumori Regina Elena. Come parlavo prima appunto dell'inizio di questa giornata, diciamo, di questo corso di aggiornamento, parlavo con Giorgio e dicevamo proprio che ci siamo riuniti in un bello evento al Sana di Bologna nel 2012, dove ci siamo ritrovati numerosi e questa è appunto una foto scattata al Sana del 2012, dove appunto accanto a Giorgio troviamo la dottoressa Galati dell'Istituto Tumori Regina Elena, ci sono io, accanto a me c'è il professor Canestrari, la professoressa Serafina Battistelli e la dottoressa Simona Catalani. Diciamo, questo è tutto il gruppo, diciamo, che ha contribuito e ha favorito insomma, con la ricerca scientifica su Selfood, a cui punto sono molto, molto grata. E quindi ecco, vi racconto adesso qual è stata appunto l'esperienza di ricerca appunto di questa collaborazione tra Università di Urbino e Regina Elena di Roma. Allora, parliamo innanzitutto della modulazione dell'ossigeno nella cellula tumorale. Capite benissimo che quando siamo in una condizione di ipossia, quindi abbiamo una ridotta concentrazione di ossigeno all'interno della cellula, questa condizione appunto favorisce la crescita della massa tumorale. Quindi sappiamo che appunto un tessuto ipossico è un tessuto che è fortemente quindi, esposto alla quindi, trasformazione neoplastica. Per quale motivo? Diciamo che un forte ruolo è svolto da questo fattore ipossico, che si chiama HIF1. HIF1 è un fattore di trascrizione, significa che quando migra nel nucleo modifica la trascrizione di geni regolatori importanti per la crescita della cellula. Vedete come mostrato in questa figura, HIF1 è composta da due subunità. La subunità alfa è ossigeno dipendente, invece la subunità beta è costitutiva. Cosa succede? Che quando siamo in condizioni di ipossia, quindi quando si riduce la concentrazione di ossigeno all'interno della cellula, la subunità HIF1 alfa si accumula, si lega alla subunità beta, migra nel nucleo e a livello appunto del DNA si lega a geni critici che traziona. Punto della cellula, quindi una proliferazione di basi e soprattutto
Dottoressa Benedetti? Tutto favorisce. Dottoressa Benedetti, lei mi sente? Dottoressa Benedetti, se mi sente, c'è un rallentamento sulla linea. Allora, direi di concentrare il segnale tutto sulle slide. E quindi se può chiudere la sua webcam, cioè lì dove vede la sua immagine, in alto a destra c'è una X. Se spegne la Sì. webcam, vediamo se la sentiamo meglio. Dottoressa Benedetti, ecco, vediamo un attimino se riusciamo a recuperare l'audio. C'è stato un calo improvviso, forse legato al maltempo. Allora, intanto ci scusiamo ovviamente con tutti quanti. Io vi sento bene, voi non mi sentite? Sta arrivando nuovamente l'audio. Ecco, no, Può perché io vi ho sempre parlare? sentito bene. Sì, mi Sì, ma sentite? è in problema in ricezione, cioè in uscita da lei. Proviamo un attimo, vada, prego, che adesso la stiamo risentendo. Sì, io ho disattivato la webcam, per cui spero che possiate. Ha fatto benissimo, quindi abbiamo adesso più segnale direttamente tutto sulla voce. Va Prego. bene. E volevo capire, su questa slide era già caduto un po' il collegamento, posso, quindi devo ripetere oppure era. Ripeterei anche questa slide un attimino, sì, che già qualcuno La segnalava che ripetiamo. sentiva male. Perfetto, perfetto. Grazie. Allora, dicevo dell'importanza di modulare l'ossigeno all'interno della cellula tumorale in quanto una riduzione della concentrazione di ossigeno all'interno della cellula in un fenomeno chiamato ipossia, favorisce proprio la trasformazione neoplastica e quindi la crescita della massa tumorale. E diciamo che questo meccanismo di proliferazione cellulare legato all'ipossia è fortemente regolato da un fattore ipossico che si chiama HIF1. Come mostrato in figura, HIF1 è formato da due subunità, una subunità alfa che è ossigeno dipendente, e una subunità beta che invece è costitutiva. Nel momento in cui si ha ipossia, quindi HIF1 alfa si accumula, si lega alla subunità beta, migra, diciamo, nel nucleo e qua si lega a geni critici, quindi a livello del DNA, che regolano la proliferazione della cellula tumorale, che favoriscono l'angiogenesi, quindi la formazione di nuovi vasi. E soprattutto favoriscono l'insorgenza di un fenotipo glicolitico con grande produzione di piruvato e di lattato. Ed è proprio su questo aspetto che abbiamo concentrato in particolare i nostri studi. Un attimo, non riesco a eccoci, progredire le slide. Perché ci siamo concentrati in particolare sul metabolismo della cellula tumorale? Perché sapete che la cellula tumorale è caratterizzata da un'alterazione del metabolismo energetico, quello che è noto come effetto Warburg. In particolare, il metabolismo energetico si sposta dai mitocondri, dove avviene la fosforilazione ossidativa, al citoplasma, dove avviene la glicolisi, con una grande produzione di lattato. Guardate questa figura, vedete, questo è il metabolismo della cellula tumorale che fa un grande consumo di glucosio attraverso il recettore di membrana GLUT1, quindi c'è un uptake aumentato del glucosio che attraverso la glicolisi si trasforma in piruvato e il piruvato, vedete, non entra dentro il mitocondrio per la formazione di ATP, ma viene ampiamente trasformato in lattato ad opera di questo enzima che si chiama lattato deidrogenasi. Poi vedete il lattato viene rilasciato al di fuori della cellula dove aumenta quindi l'acidità dell'ambiente extracellulare, quindi favorendo ancora di più la progressione, quindi la crescita della massa tumorale. Quindi questo è appunto quello che è l'effetto Warburg ed è appunto caratterizza il metabolismo della cellula tumorale. E noi siamo a
valutare quali sono le modificazioni del metabolismo della cellula tumorale in presenza di self-food. Questo è uno studio pubblicato nel 2013 dove in pratica self-food è stato somministrato a tre linee cellulari diverse, sono le linee, vedete, leucemiche, quindi sono tumori di origine ematologica. Self-food è stato incubato con le cellule tumorali fino a 72 ore di incubazione a questa concentrazione, vedete, 5 microliti su ml, più o meno corrispondente a circa 25 gocce in un bicchiere d'acqua. E siamo andati a vedere non solo le modificazioni del metabolismo cellulare, ma anche proprio i meccanismi di morte cellulare per apoptosi. E vediamo quali sono. Per prima cosa, come mostrato appunto in questa figura, è possibile osservare che nelle tre linee leucemiche self-food causa un'inibizione della crescita cellulare in maniera a tempo dipendente. Vedete, l'inibizione è massima a 72 ore di incubazione con self-food. Contemporaneamente, quindi all'evidenza di questa inibizione della crescita tumorale, siamo andati ad investigare i meccanismi di morte cellulare, cioè ci siamo chiesti se self-food inducesse morte cellulare per apoptosi nella cellula tumorale e abbiamo studiato due marcatori del processo apoptotico, cioè l'attivazione della caspasi 3 e la frammentazione del DNA nucleare. Riguardo la caspasi 3, possiamo osservare un aumento dell'attività di questa proteina apoptotica, che è un evento proprio precoce del processo apoptotico. Vedete che in tutte le tre linee cellulari c'è un aumento dell'attività della caspasi 3 rispetto appunto alle cellule di controllo non trattato. Analogamente, è stato possibile osservare che nelle cellule trattate con self-food si ha appunto frammentazione del DNA nucleare, che è appunto un evento tardivo del processo apoptotico. Quindi queste evidenze hanno permesso di dimostrare che l'effetto antiproliferativo di self-food è mediato dall'induzione, quindi, di morte cellulare per apoptosi. Inerenti al metabolismo della cellula tumorale. Siamo andati ad investigare quindi da una parte l'attività del lattato deidrogenasi. Come vi dicevo, la lattato deidrogenasi è l'enzima responsabile della trasformazione del piruvato in lattato e siamo andati a vedere il proprio rilascio di lattato nell'ambiente extracellulare. Vedete come in presenza di self-food nelle tre linee leucemiche si ha una riduzione significativa dell'attività dell'enzima lattato deidrogenasi rispetto al controllo non trattato. E contemporaneamente, vedete, nelle cellule trattate con self-food si ha una riduzione del rilascio di lattato nel mezzo quindi di coltura, nel terreno quindi extra. Cellulare. La concentrazione del fattore ipossico HIF1-alfa e anche la concentrazione del recettore GLUT1, che è quello che appunto favorisce l'uptake del glucosio all'interno della cellula. E abbiamo visto che all'interno delle cellule tumorali la somministrazione di self-food riduce la concentrazione di HIF1-alfa e riduce la concentrazione del recettore per il GLUT1. Quindi questo è di fondamentale importanza perché capite come tutto il metabolismo energetico mitocondriale, tutti anche i meccanismi di proliferazione, siano proprio legati all'attività di HIF1-alfa. Quindi nel momento in cui self-food è in grado di ridurre la concentrazione di questo fattore di trascrizione, vengono a cadere, diciamo, tutte le alterazioni metaboliche della cellula tumorale, rendendo così la cellula sensibile all'apoptosi, quindi questo è un dato molto importante e quindi fondamentale per cercare proprio di contrastare la crescita della cellula tumorale. Il tumore Regina Elena di Roma e nel 2014 è stato pubblicato questo studio in cui si dimostra l'efficacia della somministrazione di self-food in diverse linee di tumori solidi. Vedete, sono state prese in considerazione linee di melanoma, di mesotelioma e di carcinoma alla mammella, al colon, al polmone e alla vescica.
Anche in questo caso, vedete, le cellule sono state incubate con Stelfu dalla concentrazione sempre di 5 microlitri per ml fino a 48 ore di incubazione. In particolare, in questo contesto sono stati studiati i meccanismi di morte quindi cellulare per apoptosi e sono stati proprio investigati anche i pathway di sopravvivenza della cellula tumorale. Quali sono appunto in questo primo grafico che Stelfood è in grado di inibire la proliferazione di tutte le linee tumorali prese in considerazione. In particolare le linee più sensibili si sono dimostrate la linea di mesotelioma MSTO e la linea di colon carcinoma HCT116. Non solo, la somministrazione di Stelfood è anche in grado di ridurre la capacità di formare colonie. Vedete, questo è un esempio di colonie che si formano appunto per proliferazione delle cellule tumorali e vedete come invece in presenza di Stelfood non si ha proprio alcuna formazione di colonie tumorali. Quindi questo è un dato davvero importante. Andando ad investigare i meccanismi apoptotici, si può osservare che la supplementazione di Stelfood dopo 24-48 ore alle cellule tumorali causa l'attivazione della caspasi 3, che abbiamo visto essere un evento precoce del processo apoptotica, e causa il taglio di PARP, che invece è un enzima coinvolto nella riparazione del DNA nucleare. Quindi questi due eventi favoriscono proprio l'induzione di apoptosi. E andando ad investigare il ciclo cellulare, quindi le proteine coinvolte nel ciclo cellulare, si osserva che Stelfood, dopo 24-48 ore di supplementazione, stimola l'espressione di P53, P21 e P27, che sono proprio le proteine che favoriscono l'arresto del ciclo cellulare. Contemporaneamente riduce l'espressione di CNIC, che invece favorisce il ciclo cellulare. Quindi cosa significa? Che Stelfood contrasta proprio anche la proliferazione della cellula tumorale, andando proprio a bloccare il ciclo replicativo della cellula tumorale e quindi causandone morte per apoptosi. Si è anche investigato il comportamento di alcune proteine che si chiamano HPT e BCL2 che favoriscono la sopravvivenza della cellula tumorale inibendo il processo apoptotico. Vedete in questo schema di sinistra come l'ipossia favorisca proprio l'attivazione di queste due proteine antiapoptotiche che causano proprio resistenza all'apoptosi. Invece, cosa si può osservare nelle cellule tumorali in cui viene supplementato Stelfood per 24-48 ore? Vedete come si ha una riduzione drastica della forma attiva fosforilata della proteina HPT e contemporaneamente vedete come si riduce l'espressione della proteina antiapoptotica BCL2, per cui entrambi questi due effetti causano proprio quindi un blocco della proliferazione cellulare e quindi la cellula diventa suscettibile appunto all'apoptosi. Quindi i risultati di questi due studi in vitro sulle cellule tumorali, possiamo dire che le azioni di Stelfood nei confronti della cellula tumorale sono veramente molteplici, perché da una parte, grazie, abbiamo visto anche gli studi in vitro, alla sua protezione antiossidante nei confronti del DNA nucleare, sicuramente è di grande aiuto nella chemioprevenzione, quindi nel prevenire proprio la formazione della cellula tumorale. E dall'altra, grazie, abbiamo visto da una parte c'è la modulazione del fattore ipossico HGF1-alfa che causa quindi una modulazione del metabolismo glicolitico della cellula tumorale e che a cui segue poi anche un'inibizione dei pathway di sopravvivenza della cellula tumorale. Sicuramente grazie a queste azioni Stelfood è in grado di intervenire nel blocco proprio della iniziazione, della promozione e della progressione della carcinogenesi. Quindi capite questo quanto può essere importante soprattutto nella pratica clinica come supporto ai trattamenti proprio antineoplastici standard. Ed è questa proprio la domanda stata posta a questo punto, diciamo, della ricerca. Cioè, se Stelfood può essere di supporto al trattamento antineoplastico, può portare dei benefici? E gli studi sono infatti proseguiti in questa direzione. All'Istituto Tumori Reginella si sono voluti investigare prima in vitro e poi in vivo
in modelli animali l'efficacia di Selfood, quindi in combinazione con i trattamenti antineoplastici. Quindi vediamo in primis le evidenze in vitro. Vedete, in questo contesto sono state prese in considerazione due linee cellulari tumorali, una linea MSTO di mesotelioma e una linea di carcinoma della lingua CAL27. Queste cellule sono state sottoposte a chemioterapia con cisplatino sia in assenza che in presenza di Selfood, sempre vedete la concentrazione di 5 microliter per ml, e dopo 24 ore dal trattamento è stata valutata la crescita cellulare e sono stati calcolati gli indici di combinazione che ci permettono di capire se Selfood può avere un'azione antagonista, additiva o sinergica nei confronti appunto del trattamento antineoplastico. E queste sono state ottenute, vedete, in entrambe le linee cellulari si può osservare che la somministrazione di Selfood in combinazione con il cisplatino riduce la crescita cellulare in maniera significativa, vedete, rispetto al solo cisplatino. Similmente, la supplementazione di Selfood in combinazione alla radioterapia riduce in maniera significativa la crescita cellulare rispetto alla sola radioterapia. Questa azione, l'efficacia di Selfood è ancora più evidente quando Selfood viene abbinato alla chemioradioterapia. Vedete, anche in questo caso si ha una riduzione significativa della crescita cellulare rispetto appunto al trattamento chemioradioterapico, soprattutto guardate in questa linea di tumore di carcinoma alla lingua CAL22, dove proprio non si ha più vitalità della cellula tumorale. Quindi queste evidenze in vitro dimostrano l'azione fortemente sinergica di Selfood nei confronti dei trattamenti antineoplastici. E quindi da queste evidenze in vitro si è poi preclinico in vivo su un modello animale. Vedete i risultati di questo studio clinico sono stati proprio pubblicati lo scorso anno, quindi nel 2019, utilizzando un modello xenograft di mesotelioma in topi nudi CD1. Quindi cosa significa? Che le cellule di mesotelioma MSTO sono state iniettate per via sottocutanea a questi topi nudi e poi è stata monitorata la crescita della massa tumorale fino a 60 giorni dall'inoculo. E sono stati due i protocolli, diciamo, di supplementazione di Selfood a questi animali. Allora, nel primo protocollo si è voluto valutare, diciamo, gli effetti preventivi di Selfood, quindi nel contrastare proprio la formazione della massa tumorale, quindi Selfood nella prevenzione. Nel secondo protocollo invece si è voluto valutare l'efficacia di Selfood in combinazione con la chemioterapia e la radioterapia, quindi nella riduzione della massa tumorale, quindi un intervento a posteriori, quindi dopo la formazione della massa tumorale. E vediamo quali sono stati i risultati. Allora, protocollo 1, dove si sono studiati gli effetti preventivi di Selfood. Vedete, gli animali sono stati suddivisi in 4 gruppi. Il gruppo CF e CNTR, vedete, ha ricevuto Selfood per via intraperitoneale solo prima dell'inoculo delle cellule tumorali MSTO. Il secondo gruppo, CFCF, invece ha ricevuto in maniera continuativa Selfood, vedete, sia prima dell'inoculo che dopo l'inoculo e quindi la formazione della massa tumorale. Il gruppo CF, vedete, invece ha ricevuto Selfood solo dopo la formazione della massa tumorale, nel controllo CNTR non è stato invece, gli animali non sono stati sottoposti ad alcun trattamento. E vediamo quali sono i risultati di questo protocollo. Possiamo osservare che, vedete, nel gruppo di controllo, che è la linea rossa, quindi non sottoposto, diciamo, ad alcun trattamento, cioè, vedete, nel tempo, quindi è stato fatto un monitoraggio di 60 giorni, un aumento progressivo della massa tumorale. E lo stesso andamento si è osservato nei topi che hanno ricevuto Selfood solo dopo la comparsa della massa tumorale. Ma la cosa importante, perché questo protocollo appunto valutava gli effetti preventivi appunto di Selfood, si è visto che nel gruppo pretrattato con Selfood
prima dell'inoculo di MSTO, quindi delle cellule tumorali, che è questa linea verde, e ancor più nel gruppo trattato con Selfood, sia prima che dopo l'inoculo delle cellule, e vedete che è questa linea nera, vedete, in questi due gruppi fino al 60-70% dei topi non ha proprio evidenziato la formazione della massa tumorale. Quindi capite l'importanza di questa evidenza. Quindi il pre-trattamento con Selfood riduce drasticamente quindi la formazione della massa tumorale, quindi previene, non riduce, previene drasticamente la formazione della massa tumorale. Quindi assolutamente Selfood, da questo studio emergono proprio gli effetti preventivi di Selfood. Vediamo ora, è stata valutata l'efficacia di Selfood in combinazione con la chemioterapia con cisplatino e pemetrexed e la radioterapia. Vedete, in questo caso tutti i trattamenti sono stati eseguiti solo dopo la formazione della massa tumorale, quindi, no, quindi dopo quindi la formazione del mesotelioma. E vedete che i gruppi animali, cioè gli animali, sono stati suddivisi in vari gruppi e sono stati sottoposti a chemioterapia, radioterapia o trattamento chemio-radioterapico in assenza e in presenza, diciamo, di Selfood. E vediamo appunto i risultati. Immagine, possiamo osservare che il trattamento con Selfood in combinazione alla radioterapia, vedete che è la linea gialla, riduce in maniera significativa il volume della massa tumorale rispetto alla sola radioterapia, che è, vedete, la riga verde, quindi riduzione significativa della massa tumorale rispetto alla sola radioterapia. E similmente il trattamento con Selfood nel gruppo di animali in chemioradioterapia, quindi che hanno il trattamento combinato, vedete, riduce in maniera significativa, questa riga appunto ultima, riduce in maniera significativa il volume della massa tumorale rispetto, vedete, al solo trattamento chemioradioterapico. Quindi capite come Selfood sia significativamente proprio efficace nell'aumentare appunto l'efficacia della radioterapia e della chemioradioterapia, quindi nel contrastare la crescita appunto della massa tumorale. Quindi anche questo assolutamente un risultato del tutto positivo. Risultato confermato anche diciamo della massa tumorale. Vedete, questa è un'analisi immunoistochimica in cui si è andata a vedere l'espressione del fattore ipossico HIF1 alfa nei diversi gruppi, diciamo, di topi, quindi trattati e non con Selfood, e si è visto che appunto nel gruppo sottoposto, diciamo, che ha ricevuto Selfood in combinazione con la radioterapia e ancor più chemio-radioterapia, si ha una drastica riduzione del fattore ipossico HIF1 alfa, che diciamo si esprime in questa colorazione in giallo. Quindi capite bene come anche questi studi confermino quanto osservato in vitro sulle cellule tumorali, cioè che Selfood è in grado appunto di ridurre la concentrazione del fattore ipossico HIF1 alfa, che di per sé, avete visto, orchestra tutto il metabolismo e la proliferazione della cellula tumorale. L'ipotesi, diciamo, del meccanismo di azione di Selfood e quindi dei suoi benefici nei confronti della radioterapia e della chemioradioterapia è spiegato, diciamo, in questo schema. La cosa importante che dobbiamo ricordarci è che la radioterapia uccide, diciamo, le cellule tumorali attraverso la produzione di ROS, e questo avviene in particolare nelle cellule ben ossigenate, perché è attraverso l'ossigeno che si formano specie chimiche ossidanti che vanno a danneggiare quindi il DNA e bloccare la crescita tumorale. Che cosa succede quando la radioterapia è abbinata a Selfood? Vedete che Selfood, grazie alle sue proprietà di ossigenare quindi le cellule, vedete, quindi aumenta la percentuale di cellule ossigenate, e quindi in questo modo rende la radioterapia più efficace con aumento, no, di ROS rispetto quindi alla sola radioterapia, e riduzione del fattore HIF1 alfa. Diciamo che il dato è ancora più evidente
nel caso del trattamento chemioradioterapico, perché si ha all'interno della cellula un ulteriore aumento dei livelli di ROS causati dal cisplatino, che sappiamo appunto agire anch'esso attraverso la produzione di ROS intracellulari. Quindi sicuramente la grande efficacia di Selfood nell'ambito diciamo del trattamento radioterapico e radiochemioterapico deriva proprio dall'aumento diciamo della percentuale di cellule ossigenate, che va quindi a contrastare l'ipossia e quindi va anche a favorire la riduzione di HIF1 alfa. Termino parlando delle prospettive future. Naturalmente ci auspichiamo che Selfood possa diciamo essere utilizzato anche nella pratica clinica, grazie appunto alle evidenze di questi studi anche preclinici, proprio in combinazione al trattamento appunto antineoplastico, al fine proprio di migliorarne la risposta, soprattutto anche grazie appunto soprattutto alla sua efficacia, ma in senso anche in termini di sicurezza e quindi non tossicità, che quindi sicuramente può essere anche di sostegno anche a contrastare anche gli effetti magari collaterali del trattamento chemioterapico. Questa è una bella immagine che è stata inserita in questa review del 2015, in cui appunto la dottoressa Galati, in collaborazione con l'Università di Urbino, ha parlato appunto del ruolo delle specie reattive dell'ossigeno nell'ambito del mesotelioma, suggerendo, diciamo, inserendo Selfood tra i supplementi nutrizionali in grado appunto di contrastare la morte, in grado di favorire, diciamo, la morte cellulare della cellula cancerosa, quindi contrastare la crescita della massa tumorale in combinazione quindi con chemioterapia e radioterapia. Quindi questo è quello che ci auspichiamo per il futuro, ma sicuramente gli studi che fino ad oggi ci sono stati in vivo e in vitro hanno assolutamente, diciamo, sono assolutamente concordi appunto nell'evidenziare appunto proprio scientificamente l'attività biologica, ecco, le grandi proprietà biologiche di questo nutriente. Io attenzione, questa spero di essere stata nei tempi, e quindi vi ringrazio, e questa è la mia mail nel caso appunto abbiate necessità anche magari di avere anche le pubblicazioni, insomma, ma anche il Giorgio Terziani è in grado insomma di fornirle, perché è stata una collaborazione insomma fruttuosa, e quindi anche Giorgio naturalmente ha tutto il materiale disponibile. Io vi ringrazio e buon proseguo a tutti.